Eccoci qua per un nuovo make-up tutorial, questa volta in collaborazione con Make-up Passione 1986, la Silvietta, alla quale mando un bacione. Allora, questo sarà praticamente il primo di una triade di make-up tutorial fatti in collaborazione con lei in questo periodo per quanto riguarda il trucco sposa. Abbiamo deciso appunto di farne tre in modo da comunque proporre più tipi di trucco sposa, perlomeno più idee nostre riguardo al trucco sposa. Il primo che andrò a presentarvi oggi sarà un trucco sposa tradizionale, quindi niente colori forti, un trucco molto comunque delicato sui colori naturali, diciamo. E iniziamo subito. Allora, non fate caso all'acconciatura, che ovviamente non è da sposa ma è da tipa appena svegliata, quindi non la guardate, guardate il viso. Ovviamente anche gli accessori non vanno bene per una sposa, ma appunto, tra un po' faccio volare tutto, vi faccio appunto vedere il trucco sposa. Poi al limite parliamo un pochino anche degli accessori e di come a parer mio deve andare una sposa all'altare. Allora, iniziamo subito. Ovviamente per fare le foto l'incarnato della sposa deve essere perfetto. Io non avevo a disposizione un fondotinta in HD, però li trovate tranquillamente in commercio, li fa MAC, li fa Makeup Forever, quindi il giorno del matrimonio il viso deve essere perfetto. Per cui anche se non vi fate truccare da una professionista, magari andate a voi a prendere dei prodotti un pochettino più duraturi, o comunque sia che vi lasciano un viso perfetto il più ore possibili. Io come sostituto ho preso il fondotinta di Kiko dell'ultima linea, la, oddio, First Spirit, ho dei vuoti di memoria, la colorazione più chiara, e l'ho già messo con la sua spugnetta su tutto il viso. L'ho passato anche sulle palpebre in modo da opacizzare già anche quelle. Vado a dare comunque la mia base per occhi di Too Faced, la Shadow Insurance, e questa è un'ottima... Io come al solito sto a sgridare Atos, ormai lo sapete già. Atos, basta! Ne approfitta l'infame, perché quando io sto parlando con voi non posso sgridarlo, allora lui si smangiucchia tutta la zampetta. Comunque, dicevamo, vado a mettere la mia base di Too Faced, e questa già è un'ottima base se una sposa si trucca da sola. La consiglio veramente a chiunque, perché è molto molto valida, tiene l'ombretto da Dio, non è oleosa, non bisogna aspettare che si asciughi un po' per metterci sopra l'ombretto, è un'ottima base davvero. E dopo aver sistemato la mia base per ombretto, vado a prendere la palettina della linea Colors in the World, la numero 02, senza occhiali e senza lenti sto leggendo, miracoli proprio facciamo. Allora, se poi riuscissi anche ad aprirla. Ok, vado a prendere la mia super palettina, che voi conoscete benissimo sicuramente, che è questa qua dai toni, ups, scusate che tolgo il pennello, dai toni naturali, e dalla mia palettina vado a prendere come primo colore il secondo, questo bel crema beige, diciamo, e lo vado a sistemare sulle palpebre mobili con il polpastrello. Altro consiglio che do alle spose, o comunque a tutte le ragazze che stanno organizzando il matrimonio, per quanto riguarda il trucco, se non siete portate, se non vi piace truccarvi, se però non avete voglia di appunto chiamare una professionista, perché magari in questo periodo di crisi e con tutte le spese che ci sono in un matrimonio, pagare anche una professionista per il trucco è comunque una spesa in più, piuttosto veramente sparatevi un mese e mezzo di tutorial spose prima e fate prove su prove, perché il trucco quel giorno deve essere perfetto. Mi raccomando le sopracciglia, perché mi è capitato di vedere ultimamente su Facebook le foto di alcune spose che si sono appunto sposate in questo periodo, e la cosa più brutta e agghiacciante che ho visto erano spose completamente senza sopracciglia, del tipo come sono io senza le mie sopracciglia disegnate, no?
gente che se le ha strappate fino allo sfinimento da ragazzina e che continua a truccarsi senza fare le sopracciglia, cioè occhio truccato e sopra niente. Orribili, orribili nelle foto, orribili da vedere, quindi mi raccomando, piuttosto appunto affidatevi a un'amica che si sa truccare e fatevi aggiustare le sopracciglia. Ma andiamo avanti, dopo aver posizionato il nostro colore su tutte e due le palpebre mobili, andiamo a prendere un pennellino a penna, io utilizzo questo qua di Royal Beauty, e vado a prendere il numero 3, questo colore qua, un marroncino chiaro, diciamo, abbastanza chiaro, e lo vado a portare qua in alto, sopra la mia piega dell'occhio praticamente. È arrivato un messaggio. E lo porto anche un pochino all'angolo esterno. Questo colore è molto bello, somiglia tantissimo per chi ha la palette della Naked 2 a Tease. È un colore splendido. Facciamo la stessa cosa di qua. Lo porto sopra la mia piega, portandolo sfumando un pochino verso l'alto. Athos, non ti leccare. Diventerà ormai il tormentone dell'estate e tutti continueranno a gridare Athos, non ti leccare se vedono i miei video, perché è l'unica cosa che dico 9.000 volte. Ok. Perfetto. Dopo aver sfumato al meglio il colore verso l'alto, vado a prendere un colore più scuro, ovvero il marrone scuro che c'è qua, il penultimo colore. Ne prendo una puntina e la vado a portare semplicemente all'angolo esterno, sfumando un pochino nella piega, ma proprio poco, poco, poco. Voglio solo dare un pizzico di profondità in più. In questo modo. Così. A questo punto vado a prendere un pennello un po' più largo, io utilizzo questo qua che deve essere di Elf, esatto, pennellone da sfumatura. Prendo il primo colore, il panna più chiaro, spero di non avervi accecate con il pennellino, e lo vado a portare nell'arcata sopraccigliare in modo da rendere questa parte molto luminosa. Mi aiuto con lo stesso pennello per sfumare nel marrone. E lo porto anche all'angolo interno, sfumando verso l'alto. Stessa cosa di qua. Questo è veramente un make-up sposa semplicissimo, alla portata di tutte, anche le spose che non si sono mai truccate in vita loro. È molto molto delicato, quindi va bene anche come trucco per un colloquio di lavoro, il trucco per il primo giorno di università, cioè sono trucchi veramente molto molto facili da riproporre e molto eleganti e fini, diciamo. Ok, a questo punto vado a prendere, dove l'ho messo, una matita che non trovo, eccola, una matita nera per dare un minimo di definizione e profondità allo sguardo. La vado a mettere nella rima interna, mi raccomando andate a utilizzare una matita waterproof perché con le lacrimucce, la gioia e le emozioni di quel giorno, se vi piange tutta l'ambaradan vi rovinate il trucco. Ok, matita anche nella rima interna superiore. Faccia sorpresa per darla, mi raccomando. Ok, a questo punto se volete dare un pizzico ancora di definizione in più, la mettete anche all'attaccatura delle ciglia superiori, ma proprio poca, eh?
proprio un puntino di matita nera all'attaccatura delle ciglia superiori. In questo modo così, e a questo punto andiamo di mascara. Io vado a utilizzare la matita che ho utilizzato, era la solita, quella che sto usando di Kiko negli ultimi giorni, della linea Lavish Oriental. Vado a mettere il mio I Love Extreme rosa. Ovviamente per un matrimonio non ve lo consiglio perché non è waterproof, andate a utilizzare un mascara waterproof. Comunque, un qualsiasi mascara waterproof nero, sempre per il solito discorso lacrimucce che potrebbero sciogliervi il trucco. E pettinate, mi raccomando, al meglio le vostre ciglia. Poi c'è anche l'opzione ciglia finte se volete avere uno sguardo ancora più intenso, ancora più in primo piano, diciamo. Mi raccomando, non fatevi prendere però dall'entusiasmo delle ciglia finte andando a mettere delle ciglia finte esagerate, perché l'effetto bambolina non è granché per un matrimonio. Io andrei su delle ciglia molto naturali, eventualmente in ciuffetti, in modo da magari metterne giusto un paio all'angolo esterno per allungare un po' l'occhio, ma non esagerate davvero, perché il passo tra lo stare bene e l'essere ridicolo è veramente minimo. E a un matrimonio, secondo me, soprattutto un matrimonio tradizionale in chiesa, bisogna essere più sobrie e più eleganti possibili. Ok, a questo punto il nostro trucco occhi è terminato, quindi vedete un semplicissimo ombretto naturale, quindi tre toni di ombretto naturale sfumati tra loro con della matita nera che dà definizione, e già questo è un ottimo appunto, un'ottima proposta per chi si vuole truccare da sola, non ha mai sperimentato troppo. Hai un trucco elegante e facilissimo da riproporre. Per quanto riguarda... Ah, aiuto, ho il raffreddore, raga. Per quanto riguarda le guance, volevo mettere il 12 di H&M, ma ho detto, caspita, tutti i video che ho fatto ultimamente li ho fatti con quel blush, cambiamo un pochino, anche se io metterei il 12 di H&M. Comunque vado a mettere Origami di Neve Makeup, che è un blush ovviamente minerale, sui toni del corallo, diciamo. Ora non so se riuscite a vederlo bene, comunque ne metto un pizzichino di qua. Devo dire che io non l'ho usato tantissimo, eppure ne ho fatto fuori più di metà. Questo è il colore. Vado a prenderlo con un pennellino, il mio solito pennellino Lavish Oriental, carico, e lo do come al solito sulle guance, sulle gote, sfumandolo verso le tempie. Anche questo è un colore molto bello, ma che dà comunque un colorito super naturale. Su un trucco del genere non andate a mettere un blush fucsia o comunque rosa bambola, perché sembrerebbe completamente artificiale. Cercate di rimanere sempre su toni piuttosto naturali. Ok, a questo punto, dopo aver messo il blush, andiamo sulle labbra. Per quanto riguarda le labbra, io vi consiglio di utilizzare colori matte. Uno, perché durano di più, due, perché anche a contatto comunque con lo sposo, i parenti, vari baci che si possono scambiare appunto durante un matrimonio. Con un rossetto matte, uno, macchiate meno gli altri, due, vi rimarrà di più comunque il rossetto in ordine. Con un rossetto molto lucido, molto glossy, tempo zero, il vostro rossetto sarà sparito e sarà finito sulle guance di tutti gli invitati. Quindi io ora vado a utilizzare
la Stay Matte Lip Cream Velvet Rose di Essence. Se voi avete la possibilità, andate appunto quando fate l'acquisto dei trucchi per il matrimonio, che comunque è una cosa che io consiglio a tutte le spose perché è proprio un bel ricordo avere i trucchi del matrimonio. Io nonostante abbia avuto un matrimonio schifoso, ho ancora il rossetto che ho messo il giorno del mio matrimonio e lo tengo lì perché comunque è un bel ricordo. Appunto andate a utilizzare un rossetto matte, vedete poi voi la marca, non deve essere per forza MAC o che ne so, Diego Dalla Palma, cioè basta che sia un rossetto matte a lunga durata, ce n'è di tutte le marche. Comunque io vado a mettere Velvet Rose, che è appunto un rosa opaco, molto carino, molto fine. Lo trovo molto adatto a questo look occhi. Ed ecco fatto, il gioco è concluso, il tutorial è pronto. Spero che vi sia piaciuto, spero che questa mia prima proposta per quanto riguarda un look da sposa tradizionale vi piaccia. Ovviamente i capelli qua non c'entrano assolutamente nulla. Per un trucco del genere io consiglierei o un bello chignon con, non so per se di, chi di voi segue Beautiful, comunque la pettinatura che aveva Hope nel matrimonio che è stato celebrato qualche giorno fa a Beautiful. Bene, quello secondo me è l'acconciatura ideale. Per chi di voi non sapesse com'era pettinata, basta che andate a mettere Hope e Liam su Google e vi viene fuori tutta la serie di foto del matrimonio. Quindi un bello chignon con magari una, come si dice? Uff, che fatica quando trovo le parole. Una di quelle fasce di brillantini da applicare, tipo magari a forma di fiore, a forma di foglia, comunque qualcosa di molto brillantinato ma bianco, fine. Oppure se non vi piace l'idea del capello tirato completamente su, magari una mezza acconciatura tirata su con delle ciocche che scendono, tipo dei boccoli o comunque qualcosa che vi va a incorniciare un pochino il viso. Io opterei per il capello totalmente su, però poi lì va a gusti, va a forma del viso, va a tante cose. Ok, a questo punto direi che il nostro make-up tutorial è finito. Ringrazio come al solito la Silvietta, Make-up Passione 1986, della quale vi lascio il link al suo canale nell'info box per questa idea di fare tre make-up tutorial da sposa. Stavo pensando, in caso, sempre per il discorso trucco sopracciglia consigli. In caso non aveste, vi state per sposare, non avete voglia di contattare un professionista, non avete amiche particolarmente dotate nel make-up che possano darvi una mano, se avete bisogno di un consiglio io vi lascio la mia fanpage qua nell'info box, mi mandate un messaggino, io rispondo a tutte, quindi se posso essere utile con qualche consiglio lo faccio più che volentieri. E niente, a questo punto ragazze vi saluto, vi mando un bacione gigantessimissimo, come parlo? Gigantesco. E al prossimo video. Ciao ragazze!